su Spettacolo Mania, Fabrizio Ciavoni. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Tu? Tutto bene? Abbastanza bene, grazie. C'è tanta confusione. Allora, tu sei nel cast di Quando, il nuovo film di Walter Veltroni. Sei un ragazzo che soffre di mutismo selettivo, però con Giovanni... Però con Giovanni si trova una sintonia, perché lui è stato addormentato in coma per 31 anni, quindi non parlava tanto, io non parlo, quindi incontro una persona che non parla per scelta, una persona che non parla per necessità, così, quindi si crea questa cosa, sì. Sì, è un bel rapporto, perché poi gli insegno un sacco di cose, Leo insegna un sacco di cose a... Diciamo che lo aggiorna sulle tecnologie degli ultimi 30 anni. Gio gli dà una mano, gli trova il mezzo per andare in giro, gli trova il posto dove andare a fare la sua, no? In cui ricordare il suo passato. Quindi sì, è un bel personaggio, sono stato molto contento di farlo, un grande onore, un privilegio. Senti, a lavorare con Walter Veltroni? Bello, bellissimo, perché lui è una persona che sembra, come dire, professionista, però non troppo, cioè il giusto. Quindi se una cosa non gli va bene la rifà, e quindi è una persona molto attenta, mi ha seguito molto. Io gli dicevo, oh, Walter, dirigimi, cioè, non so come dire, cioè, questa scena dimmi come sempre, cosa devo fare, se la faccia che vuoi, perché i primi piani, insomma, quindi sì, è stato molto bello e lo ringrazio molto per avermi dato questa opportunità. Comunque sei stato molto bravo e anche divertente, devo dire, naturalissimo anche. Senti, hai qualche altro progetto? Sì, a breve inizierò a girare il nuovo film di Paolo Virzì e un altro Ferragosto. Di cui non puoi parlare, scommetto? E non... no, non so molto, non so di New York, francamente molto, quindi niente, insomma, piccolo spoiler. Ciao, sono Fabrizio Ciavoni e un saluto a Spettacolo Mania. Pace.